Amici di Sportface, buonasera, nuovo appuntamento con Spazio Tennis Live. Come leggete in sovraimpressione, stasera con noi ci sarà Francesco Maestrelli, nel mentre io e Matteo Mosciatti risponderemo alle vostre domande. Ciao Matteo. Direttore artistico di Sportface Lorenzo Renzo Ercoli, buonasera, che piacere, che onore. Che piacere Che anche leggere già onore. i commenti dei nostri amici scatenati, guarda quanti sono. Matteo Maiolo che è tornato a prendersi il primato, tornato a prendersi il privato e subito apprezza l'ospite, che Bravo, secondo me tanti dei bravo. nostri abbonati conoscono, però gli altri non lo so. Buon gustaio, Matteo Maiolo, perché anche a me, a Todi, Francesco Maestrelli, che sta per arrivare in collegamento, piacque parecchio, mentre tu te la spassavi in quel di Varese, facevi la bella vita e non lavoravi. A Todi abbiamo apprezzato un buon Maestrelli. Sì. Vorrei ringraziare Eros Milani per aver rinnovato la sub. Ah, addirittura 12 mesi. se lo fa da solo, se lo fa da solo, i ringraziamenti, che grandi che siete, che grandi. Ringrazio, guarda, i tantissimi abbonati perché c'è stata una girandola di rinnovi, tipo Addirittura. calciomercato neanche a Salerno con Sabatini. Salutiamo Che Davide Abbo, Mattia rivoluzionatore. Prima, il buon Roger 103 che oggi attendiamo le sue domande. Buonasera, è iniziata la Road to Scarpadoro del Pirata Murici. Questa cosa è allucinante. Questa cosa è veramente allucinante, in effetti. Possiamo no, possiamo o non possiamo definire allucinante questa cosa? Fateci sapere. No, non posso. Mentre Francesco Maestrelli ci dice ci sono, quindi sta arrivando anche prima del previsto. Intanto io Sta qua arrivando. dico. A me almeno per India Wells non risulta, però onestamente non ho controllato. Cioè, non ho controllato dicendo fammi vedere se c'è Kyrgios o meno. Adesso forse Quindi controlla, forse vai a controllare, mi serve. Vai, immergiamoci. Moscio, tu Ma vai, fai scena che. anche perché poi ci sono un po' di cose da dire, perché oggi mi sono un Intanto po' saluto anche. innervosito. Oggi, come tu ben sai, caro Renzo Ercole, mi sono un po' innervosito con il buon Lollo Musetti. Oggi mi sono un po' innervosito, non posso negarlo. Cioè, mi è un po' salito, capito, quel... Credo che sia la prima volta, infatti, che. Sì, oggi voglio andarci con la mano pesante. Oggi mi sono svegliato così, Ma mi dispiace. è anche giusto perché Tu noi mi ne parliamo insegni bene, grandi aspettative bastone, bastone e comportano carota, grandi. no? Bastone e carota sempre, Bastone e sempre. carota, sì. Ragazzi, intanto diteci la vostra sulla partita del Muso. Preparate le domande per Francesco Anche Maestrelli perché che sta arrivando. quella di Yasmin. Non è esistita, perché questa è la regola che è tacito accordo della diretta. E non si può nominare? Non lo so, ha detto che non vuole nominarla, quindi. No, Sì, perché in beh, effetti diciamo oggi, ora senza entrare risultato che nel fa un po' merito. male. Eh sì, Sì. un peccato, veramente un peccato, veramente un peccato. Però dai, un altro risultato che conferma che la buona Jasi ci sta comunque, eh? Ci sta, eh? Sta salendo, eh? Diciamo che anche ora. Anche Mertens non è che stia giocando il miglior tennis Vabbè, della però tu sua vita adesso tu da non è che devi 6 smontare mesi. le mie teorie adesso. No, Guarda chi è vabbè, però. arrivato. Tu lo vedi? Io lo vedo tutto bianco, tu lo vedi? Io lo Eccolo! vedo tutto bianco, adesso lo vedo, Eccolo! lo aggiungo. Ehi! Ed eccolo qui. Ciao! Eccolo Francesco qua. Maestrelli, è proprio lui. Ciao a tutti. Abbastanza Ciao Fra, come stai? Bene, bene, voi com'è? bene, Noi bene, andiamo, grazie. andiamo. Sicuramente meglio anche della tua connessione internet, dell'hotel di Forlì nel quale ti trovi. Probabilmente sì, infatti mi date un secondo, provo a mettere Vai, un coso l'iPhone. ti Sì. aspettiamo, ti aspettiamo, ti aspettiamo. Grazie, grazie. Resto un attimo qui. Allora, come avete visto, cari amici, Facciamo così, tanto bisogna cambiare il rispettiamo bannerino. la privacy Bisogna dell'ospite. cambiare il bannerino perché è arrivato Francesco Maestrelli. Quindi, adesso mentre cambio il bannerino, Lorenzo Ercoli, che stavamo dicendo? Di Jasmine Paolini stavamo dicendo. Sì, io intanto già vedo che Matteo già subito. Madonna, informissima. Matteo l'ha detto stampa. Eccolo qui, è tornato. Francesco. Vediamo se con una connessione migliore. No. Total black. Debra? Ci sto No, provando, sta eh. Ah. provando, attenzione. Tanto saluto Gerissimo che mi ha preso alla lettera, dopo sì parleremo anche di Musetti, perché Gerissimo sul gruppo abbonati Telegram ha chiesto come vi è sembrato Musetti e io ho detto vieni a vedere la diretta perché oggi Matteo Mosciatti ne vuol Eh dir sì, quattro. vedo, 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 tutto vedo. Com'è la situazione, Francesco?
forse non buonissima, possiamo dirlo, ma non è buonissima. No, la situazione no. Connessione di Francesco Maestrelli. Guarda che ha scritto Anzarrigo fra i commenti. Bruttissima, però la leggeremo. Allora, bella anche questa di Luke, stabile come Muguruza a Dubai. Intanto sì, nascondiamo un po' Francesco Maestrelli. Andratos. Francesco Maestrelli che non è un ospite casuale, perché al di là di essere quello che vi ha illuminato gli occhi a Todi in quella cara edizione dei campionati italiani assoluti del 2020, ha vinto oggi una partita importante, perché oggi Francesco ha battuto un suo grande amico, il buon Giulio Zeppieri, Orsolini vicino al gol nel frattempo, il buon Giulio Zeppieri nell'ultimo turno del Challenger, le qualificazioni del Challenger di Forlì, con il punteggio di 7-5-6-4, quindi affronterà Maximilian Marter nel primo turno del tabellone principale. Chissà se parteciperà anche alla nostra diretta, però mi viene da dire a questo punto. Sì. Adesso io scrivo. Il primo turno che ha battuto il buon Benjamin Hassan, che la scorsa settimana ha battuto nelle qualificazioni il mio amico Timo Feiscato. Grande. Quindi, Timo. L'avete visto la proprietà transitiva? Quella grande intervista quella. Senti, ragazzi, per favore metti l'intervista e il link nei commenti, per favore, perché qua bisogna fare informazione a 360 gradi. Facciamo così, anche perché poi qua pigrizia in inglese, no io in inglese no. Ma infatti voglio un giudizio. Voi mi fallite i test, perché uno fa il test in inglese, così poi si arriva a Iga Świątek, per dirne una papabile ospite di settimana prossima. Io oggi non sono disposto a leggere le domande di Dario Piacentini, te lo dico adesso, alle 22:16 te lo dico adesso, non sono pronto. Invece Vincenzo Dario, che credo che nell'intervista registrata con Skatov abbia provato comunque a fare delle domande. Io guarda, onestamente non avevo nessun dubbio, neanche uno. Intanto Vincenzo Santopadre ci dice, e questa non la sapevo, ci dice che è ad Acapulco. Io sapevo che lui la settimana dopo sarebbe andato, invece è ad Acapulco. Questa è l'ultima la che vi Acapulco. Vabbè. Comunque, sempre una notizia. Sì, vediamo se Francesco Maestrelli rientra. Vabbè. Sarebbe la cosa più bella. Eh sì. Vabbè, intanto vabbè. Leggiamo gli altri bravo, intanto andiamo sui temi, vai. Con vai. Mo che batte Gianu 6-2-7-5, che gioia, il buon Gianu. Richard che vince 7-6-6-4 con Sels. Richard, tra l'altro, famoso a Todi perché con un solo spritz si è ritrovato ubriaco e mangiava gelati per tamponare. Questo è un aneddoto. Questo non mai raccontato, vabbè, sono infame. Sì, no, boh, no, vabbè. Secondo me no, comunque, vabbè. Però questo ci fa capire comunque un atleta vero. Bene. Che non regge l'alcol. Non come te. Esatto. Arnaboldi, vabbè, che ha vinto in tre con Lenz, questo lo sappiamo benissimo. E poi la sorpresa di giornata. Qual è la sorpresa? Gianmarco Ferrari, che sì, batte 7-5-6-4, il buon Marius Copile. Comunque noi tramite Nize / tramite il coach Diego Narciso. Sì. Qualcosa abbiamo iniziato a sapere del ragazzo. E magari un giorno le condivideremo anche con voi, sia queste informazioni, sia il volto di Ferrari, magari, che non è il difensore né del Sassuolo, né Alex Ferrari della Sampdoria, comunque. Possiamo dirlo, no? Esatto. Ferrari, comunque, quello del Sassuolo, è sempre il classico difensore che fortissimo. Lo vedi a 4, lo vedi a 5, lo prendi. Fortissimo. Vabbè, ci ricorda Alucard che Bronzetti giocherà questo tra poco più di un'ora a Guadalajara. E io bene, lo sappiamo. Veramente comunque, bene, lo sappiamo. Sul tennis italiano ci sono le sue dichiarazioni in esclusiva dopo il successo di ieri. Se devi fare le marchette al tennis italiano su Sportface, io non so, alzo il telefono e ti faccio cacciare. È una joint venture. Io chiedo a Francesco Maestrelli se ha novità intanto, perché qua... Eh sì, perché sennò possiamo passare a parlare magari, ecco, anche di Rio, di Dubai, di comunque Doha, un po' di temi in effetti ci sono. Sì. Io intanto voglio la vostra su Musetti in questi commenti. Poi mi scateno io, perché ho due o tre cose da dire. Però tanto... Vorrei leggere la vostra opinione, anche quella di Dario Piacentini. Guarda, oggi mi sento buono. Anche, eccolo, vai tu, se compare, eccolo. Vedete? Francesco, sì. Sì.
Mi sentite un po' meglio? Molto meglio, ti vediamo anche meglio. Bene, bene, sono contento. E quindi benvenuto a Francesco Maestrelli adesso davvero. Eh sì, grazie davvero. Ultimo ciao, step è solo ruotare orizzontale e ci siamo. Un po' così, tipo... Forse... Non può no, mettere proprio il telefono in orizzontale, proprio sdraiato in orizzontale. Appoggi su... Tipo, esatto, bravo, esatto. Bravissimo. Vediamo un po' la cosa. Sei perfetto, ti vediamo perfetto, ti sentiamo... No! Ti vediamo no, non lo vediamo più. Ora vengo. Ok. Caro Francesco, io partirei dall'estrema attualità, perché ti abbiamo disturbato poche ore dopo una partita comunque importante per te, perché poi giocavi contro un tuo amico, affrontavi uno degli altri azzurri con cui sei cresciuto, con cui hai condiviso un sacco di esperienze. Parliamo del buon Giulio Zeppieri, che hai battuto oggi 7-5, 6-4 lì al Villa Carpena di Forlì nell'ultimo turno di qualificazioni. Visto che i nostri amici il volto di Giulio Zeppieri hanno visto spesso, ti chiedo un po' di raccontarci il match di oggi, perché è un risultato che poi sorprende secondo me fino a un certo punto, perché stai giocando bene e poi secondo me una partita in cui conosci così bene il tuo avversario sicuramente hai più possibilità anche di dire la tua, ma raccontacela tu oggi. Sì, allora, diciamo che contro Giulio non era una partita semplice, partendo dal fatto che tutti sappiamo il suo livello di gioco, sappiamo tutti quali sono stati i suoi risultati in passato. Diciamo che secondo me un pochino mi ha aiutato il fatto che forse un po' la sua inabitudine, bisogna ricordare che comunque rientra da un infortunio importante. E, detto questo, io sono contento perché ho giocato un'ottima partita, a testimonianza di un periodo che sto esprimendo un buon livello di gioco, cioè sto giocando discretamente bene, e sto servendo bene, mi sento bene in campo a livello fisico. Stiamo facendo un buon lavoro dal punto di vista dell'insieme, del team. E è stata una partita difficile perché giocare contro un avversario già forte di suo, ma in primis un amico, non è mai semplice. E quindi è andata bene, soprattutto nei momenti importanti. Un pochino di fortuna ci ha dato anche una mano, però ecco, diciamo che per fortuna non... La tensione non mi ha bloccato nel momento più importante, quindi sono contento, ecco, spero che sia soltanto uno step che ci possa permettere di fare sempre meglio, ecco. Allora, prima di lasciarti alle domande dei nostri amici, che io vedo particolarmente attivi questa sera, c'è anche qualcuno che ti ha guardato giocare a Todi, ai campionati italiani assoluti, questo ci dicevano in apertura mentre ti aspettavamo in collegamento, e prima di lasciarti al buon Lorenzo Ercoli, io ti chiedo di presentarti, nel senso che tu ci hai parlato del tuo team, però per chi non ti avesse mai visto in campo, per i pochi che non erano a Todi invece, a differenza di alcuni, ci racconti Francesco Maestrelli che giocatore è, qual è il tuo stile di gioco e anche da chi è composto il tuo team? Allora, io per fortuna mamma mi ha fatto con un fisico abbastanza, tra virgolette, importante, sono un ragazzo alto, circa 1,95 m più o meno, e purtroppo sono tanto magro, però non per forza deve essere una cosa negativa, però ecco, per la mia altezza non sono un giocatore molto tipico, sono un po' atipico nel senso che nonostante le leve non ho così l'esigenza di giocare su pochi scambi, ecco, anzi trovo particolarmente a mio agio le partite in cui riesco a scambiare tanto, a trovare ritmo da dietro. Mi reputo un giocatore abbastanza nervoso dal punto di vista dell'attivazione e mi piace tanto il momento in cui si riesce a giocare un po' testa a testa, ecco. Il mio team è composto da preparatori fisici che sono Stefano Barzacchi, Francesco Cerrai e da quest'anno anche Giacomo Remondina. Dal punto di vista tecnico mi ha sempre seguito Claudio Galoppini, che è stato anche coach di Paolo Lorenzi. E da quest'anno, mi pare, da quest'anno in pianta stabile, sì. Per l'accompagnamento ai tornei mi seguono Claudio quando può, o se no Gabriele Castrichella, che comunque anche con Forti lavora, e Mosè Navarra.
E quindi per i meno attenti, chiaramente parliamo di un team federale, visto che cioè, Francesco a Tirrenia sai di base, no? Sì. Hanno il centro tecnico federale di Tirrenia, infatti, infatti. Poi ti farò anche una domanda sul buon Filippo Volante, che ti ha visto crescere, ti ha visto all'opera in questi anni nei tornei internazionali in giro non solo per l'Italia. Lorenzo Ercoli, io mi taccio e ascolto te che gestisci la diretta. Finalmente, finalmente. No, guarda, io prima di fare le mie domande, per rispetto vado con quelle dei nostri amici, e qua c'è subito un rischio di diffamazione, perché Matteo Maiolo dice: so che ti ispiri a Medvedev. È vero? Confermi? Decisamente. Ecco, a questo punto, cosa ti piace di Medvedev in particolare? Cosa pensi che tu, appunto, con la tua struttura fisica puoi provare a replicare poi in campo? Ma allora, io mi ispiro a Medvedev, diciamo che è un po'... non è che è strano, però ecco, mi ispiro in grande, ecco. Diciamo che Medvedev... è un bel titolo per me, mi piace da quando non ero ancora numero due del mondo. Mi ispiro a lui perché comunque mi sembra che un po' a livello di conformazione, un po' di gioco, mi assomiglia, cioè io un po' assomiglio a lui, non è che lui assomiglia a me, non può essere così. mi piace tanto il fatto che risponda lontano, che non abbia fretta di chiudere, colpisce tante palle. A livello tattico è perfetto per me, per come gioca, e quindi provo a dare spunti da tanto da quello che fa lui. Poi era la sua domanda, mi sono perso. Abbiamo sentito tutto, Francesco. Adesso stai cadendo come connessione, cadendo, eccoti. Sì, sta cadendo, ma e in quella splendida camera di Forlì ce l'hai le cuffiette? Non mi sente più. No. Allora, tanto poi io per chi aveva fatto le domande all'inizio, prima del primo blocco, le rimandi, perché così diventa difficile. Eros Mirani, che comunque fa una proposta interessante. Dov'è Eros? Devi un po' di chi se vuoi, ok. Stava andando pure bene la connessione. Poi perché sì, evidentemente, ma... Renzo, sei tu che porti sfortuna, inizio a credere, no? Potrebbe essere Forlì il problema, però. Potrebbe essere Forlì anche. Non possiamo negarlo. Vedo già che iniziavano mai Allegri. Che ci sta con Allegri, ci sta parecchio il paragone con Allegri, in effetti, cioè si esprime veramente allo stesso identico modo del buon Max. Otto muso 7-6-7-6. In realtà non è fino a 7-6-7-6 come poi con Zeppo oggi, no, ma credo fosse generale per fare otto muso. E non ha la faccia di DM Schwarzman. Vabbè, però posso dire, ora, in realtà la situazione di Francesco, intervengo io, non è così male, ha vinto un future, comunque ha giocato tutti, credo abbia giocato tutti. Vabbè, però aspetta, junior, però io qua per quindi... una volta devo mischiare dalla parte di... No, no, ma di, allora... Di Dario, cioè il discorso che fa Dario mica sta sminuendo, eccolo, arriva, vediamo. Ci sono? Ci sei, con le cuffiette sei un grande, sei, eccoti. Ci senti? Sentite? Ti sentiamo? Sì. Ci senti? Io non sento una mazza. No! Niente? Niente? Proprio niente? Aspetta, adesso risolviamo tutto. Ci senti? Non ci senti? Ragazzi. Ci senti o non ci senti? Non ci senti? Non ci sente, forse adesso sì, no, nemmeno adesso. Sento un rumore stranissimo. Niente, l'abbiamo difeso. No, adesso... ho capito quel discorso, va bene, ci sto in realtà. Dai, ci stava il discorso di Dario, per una volta che Dario dice una cosa convincente. No, dai. ci sta, dai. Mi sono... È vero, no, ma infatti Maestrelli è più forte... ha fatto una carriera giovanile migliore di Sonico e di Berrettini, su questo non c'è dubbio. Poi, parliamo, cioè il paragone è con due che sono difficilmente replicabili, perché anche di Sonico
ovviamente non ne parliamo nei termini in cui parliamo di Berrettini, ma 21 del mondo, 21 del mondo. Comunque Berrettini 52 junior, quindi di due posizioni meglio, eh? 52 junior, però Berrettini è diventato un giocatore di livello internazionale junior al secondo anno under 18, basta. Prima io ti parlo di under 12, 14, 16, ma Stelli era molto più forte di come era Berrettini. No, beh, questo me lo ricordo benissimo anch'io. Vediamo se adesso ci sente. Ci senti, Fra? Sento un rumore strano. Ma ci senti o non ci senti? Sento le voci riverberate. Cosa? Non ci sente. So che dirvi. No. Non ci sente. Le voci stranissime. Non ci sente, aspetta. Adesso secondo me è meglio allora riprovare senza cuffie. Infatti, bravo. Scrivi di rifare senza cuffie come stavo facendo prima. Più problemi tecnici di Watanuki nel secondo set con lui settimana scorsa. Fibra sta a grande slam come 56k sta challenger. Calma, portiamo rispetto per il circuito challenge. Poi qua vedi, Catrame era anche arrivato la domanda su Pesaro. Tante domande alle quali non possiamo rispondere. Noi no, sicuramente. Adesso vediamo. Abbiate fede, ragazzi. Abbiate fede. Per le voci strane che sente dentro, poi gli posso... Dicono che onestamente non ho idea del polline a Dubai, spero questa l'abbia trovato. Questa è una domanda piacentiniana, è caratteristica. Abbiate fede. Vuoi dare intanto le tue? Però io non volevo fare, vedi, una linearità, una prima parte di diretta e poi passavamo a parlare di Musetti. Mi piace fare queste intersezioni di argomenti, intrecciare. Ricky Tab lo vedo allarmato per Cobolli che ha perso una partita, però ragazzi, succede. Sì, no, anche il buon Damian Aldo oggi ha preso spunto per attaccare un po' il Cobolli fan club, ma no, qua diciamo, non credo sia la prima, non è la prima, non è l'ultima sconfitta al primo turno della carriera di Cobolli. No, ma poi questo è il posto sbagliato per provare a scalfire la fede. Per provare ad attaccare, esatto. Francesco Mastelli mi dice ci riprovo, vediamo se adesso, eccolo. Ci senti o non ci senti? Tipo, non so neanche come descriverlo. Non ci senti. Ma ci senti o no? Non ci senti? Leva le cuffie. Scrivi. Io riscrivo. A parte lui ce l'ha, lo sta usando come... Come? Non ho capito. No, pensavo stessi usando il telefono come per fare la diretta, però. Ok, vediamo se. comunque possiamo. Adesso gli ho scritto senza cuffie. A prescindere, molto divertente. Numero uno, c'è cioè numero uno comunque, Francesco. Numero uno. Intanto mi rispondo. Cosa stanno scrivendo nei commenti? Brevemente. Calma, adesso arriva. Vediamo un po'. Il nuovo take. Ci senti? Sono un grande. Sento tutto perfettamente. Forza. Allora, dicevamo, torniamo a noi. Vai, prendo quella domanda che stanno leggendo noi, allora. Vai. Perdonatemi, ci sono. Sei perdonato. Non ti preoccupare. Sono particolarmente carichi, i nostri amici sono rimasti collegati. Sì. Vai. Sì. Anzi, sono aumentati. Il fatto che Sonico a 18 anni e Berrettini a 19 non avevano praticamente punti e sono arrivati dove sono, soprattutto Berrettini. Ti dà lo stimolo, come a dire, posso farlo anche io? Chiede il buon Dario. Allora, sì e no, nel senso che, ecco, io questo dato manco lo sapevo, devo essere sincero. Però Itanes mi sembra tanto cambiato. Prima forse i giocatori arrivavano anche un attimino dopo, riuscivano a trovare la maturità, invece mi sembra che andando avanti col tempo i giocatori stiano molto, tra virgolette, bruciando le tappe. Io provo a fare il mio percorso, sono fiducioso nelle armi, insomma, e le opportunità che mi sta dando la federazione e tutto il mio team, e ecco, sono molto determinato. Poi questo dato che mi avete appena esposto è anche un valore aggiunto, quindi sono molto fiducioso, spero di riuscire a calcare le loro orme, ecco, magari, bueno, di più, naturalmente se lo augurano tutti, però insomma,
mi sembra che Berrettini e Sonego stiano già facendo qualcosa di eccezionale, ecco. Comunque, guarda, io invece ti apro, vado, ti contraddico un po', perché in realtà è vero quello che tu dici di tanti che bruciano le tappe, però poi se andiamo a vedere, vediamo, non lo so, un Rinderneck, un Bonzi, tanti giocatori che magari invece la prima volta in top 100, 150 la stanno raggiungendo anche relativamente tardi. Salvatore Caruso, quindi, in realtà, anche. Salvatore Caruso, il ventaglio secondo me si è aperto tanto, quindi ci sono, sì, prodigi pazzeschi, anche alcuni, penso tu. Penso tanti di questi, tu ci hai giocato anche da junior, credo, Rune, Speaker, sì, sì. Questi qui penso tu li abbia affrontati tutti, però poi ci sono anche gli altri. No, ecco, guarda, ci sono quelli che, tra virgolette, chiudiamo i talenti, proprio quelli cristallini, quei un po', tra virgolette, predestinati, che arrivano prestissimo. Invece probabilmente ci sono anche tanti giocatori che magari non nascono con le capacità di questi ragazzi prodigio, ma che con il duro lavoro e con la costanza riescono comunque a raggiungere degli obiettivi più che importanti, quindi ecco. Sì, io, guarda, ti chiedo a questo punto, prima poi di andare alle altre domande, una domanda proprio da Nizze. Salutiamo il buon Nizze, salutiamo il buon Nizze che è assente presente. Assente presente. Di questi qui che tu hai affrontato a livello junior, che adesso stanno facendo tanto bene, ce n'è stato uno che non pensavi potesse arrivare così in alto, e di contro un altro invece che lo hai affrontato e hai detto questo è fortissimo, e invece ancora sta faticando, peggio ancora, magari ha smesso? Allora, ci devo pensare. Allora, io mi ricordo che tipo under 14 giocai con Alcaraz, che l'avevo visto il giorno prima, ho detto non posso fare più di 2 punti, è impossibile. Invece tra l'altro il giorno dopo vinsi. Mentre è difficile, però ci ha regalato già l'aneddoto su Alcaraz. Sì. Questa ce la ricordiamo, l'ha detta al minuto 28, perché poi i nostri amici sanno che questa diretta finisce sul canale YouTube di Sportface, compresi i problemi tecnici, perché ci rimettiamo tutti i problemi tecnici, mettiamo tutto, esatto, e oltre a finire su tutti i nostri social, quindi per i più sfortunati che adesso stanno guardando tipo Bologna-Spezia, per dire una cosa, c'è ancora spazio per recuperare. Medvedev non ci ha giocato a 19 ma a 17 anni, però sì, insomma, è tutto vero. Però vinto, io vero? No. No. No, pre-game, però io fra Medvedev e Francesco Maestrelli tutta la vita prendo Francesco Maestrelli, oggi questa, 21 febbraio 21 febbraio 2020, e se che anche già Maestrelli, i nuovi qua. Esatto. Vai, riprendiamo un po' di domande serie che ce n'erano, caro Renzo. Vai. Vabbè, rimaniamo un attimo sull'attualità, allora, perché giocherai appunto con Marter, che ti chiedono se sarà il giocatore più forte con cui hai mai giocato. Io di classifica penso di sì, no? Allora, classifica attuale ti dico di no. Mi pare che abbia giocato contro un Gelliti, che al tempo era più forte. Ok. Però ecco, a livello di best ranking penso di sì, quando è stato 50 Martel, quindi ci avevo guardato qualche mese fa, così per cui non so come ci sia capitato, però mi ricordo che di questo ragazzo 45 Martel, che vedi giocare sull'erba con TM, mi ricordo questo gioca proprio bene, e poi me lo sono trovato al challenger, che io giocavo wildcard in quali, me lo sono trovato in tabellone e ho detto ok, vabbè. Ecco, tu sei abbastanza fan del tennis, anche proprio da vederlo in TV, che adesso che tanti di questi, soprattutto magari quelli che hanno avuto una grande classifica e stanno un po' scendendo, quando te li incontri, magari ti ci alleni o comunque li vedi allo stesso torneo in tabellone, dici, pensate dove sono. Allora, io guardo tanto tennis, nel senso che non è che lo guardo perché sono un fanatico, però la sera mi ci addormento e mi capitano tanti video su YouTube che mi piace guardare, magari, non so, mi piace anche guardare tanti giocatori che non sono proprio nell'occhio del ciclone dei radar, e mi piace un po' sperduzzicare, guardare un po' in qua e là, e poi fa un bel effetto vedersi ai tornei, perché comunque sembra di conoscerli già da un pezzo, invece la prima volta che li vedi, però dalla TV sembra molto più meno reale, cioè se lo vedi dal vivo ti accorgi più di quanto certi giocatori giochino veramente bene.
E intervengo io per chiederti, visto che in questi anni, diciamo in particolare negli ultimi due anni, hai davvero condiviso poi tornei, trasferte con Dico Lorenzo Musetti, per dirne uno, ma sono tanti di fatto i migliori italiani con cui hai condiviso esperienze. Secondo te, per essere il prossimo, visto che qua più o meno ogni settimana celebriamo un successo di un giocatore italiano a livello ATP, a livello Challenger, a livello ITF non ne parliamo, in cui anche le ragazze stanno facendo bene in questo periodo, cosa manca a Francesco Maestrelli per inserirsi lì e per essere il prossimo che poi raggiunge un certo livello? Ma spero di essere il più sincero possibile, ecco. E, secondo me a Francesco Maestrelli di ora manca un pochino di partite, un po' di abitudini, nel senso che io ho finito l'anno scorso la scuola, facevo scientifico pubblico, e purtroppo, per fortuna, non ho potuto fare tutte quelle partite che magari hanno fatto dei miei coetanei, che magari hanno fatto una scelta diversa dal punto di vista scolastico, e perciò magari al momento attuale ho sulle spalle una dose di esperienza ancora bassa rispetto a loro, e quindi secondo me manca tanto sotto quel punto di vista, oltre che naturalmente tutto quello che c'è da migliorare dal punto di vista tecnico, che secondo me si può migliorare tutto, ecco, non voglio essere diminutivo, però insomma si può migliorare insomma, tanto, ecco, me lo auguro, perché vuol dire che insomma c'è ancora tanta strada da fare, e comunque spero che quest'anno, con questo cambio dal punto di vista della programmazione, sono un pochino più libero di riuscire a mettere in magazzino tante partite, tante esperienze, imparare tante cose. Scusa Renzo, però devo fargli anche questa, perché ha parlato di scuola pubblica, ha fatto il liceo scientifico, quindi Francesco, ma quindi in questo paese è possibile fare un liceo come quello che hai fatto tu senza perdere troppo terreno rispetto ai tuoi rivali italiani e stranieri, secondo te? Secondo me è possibile, non è facile, perché comunque da ambo i lati è molto difficile, soprattutto magari dal punto di vista della scuola, i professori insomma non sono ancora così permeabili, elastici, però ecco, io mi ritrovavo a magari fare soltanto il pomeriggio, arrivavo alle 2, finivo alle 7, e quindi dal punto di vista dell'energia è molto difficile, però si può fare, non è che sono due cose che devono per forza andare separate. Io poi insomma mi piace sentirmi anche da un punto di vista delle nozioni un po' acculturato, un po', ecco, non mi piacerebbe vedermi dall'alto, se potessi, un po' ignorante, ecco. Appunto, questa è una cosa personale, ecco. Bello, bello, bello questo. Bel pensiero. E in un futuro, che speriamo non si avveri mai, senza tennis, cosa sceglieresti? Dove andresti a parare? Ecco, a livello di università, quale però? Economia e commercio. Mamma mia, io vi ho portato un ospite di livello, ma non pensavo con tanti spunti, comunque, ragazzi, cioè, veramente, in sto canale Twitch di Sportfish, che chiedono più arroganza, però mi sa che non fa parte... Arroganza fiducia, consapevolezza, ma arroganza mai. Torniamo un attimo alle domande, perché... Ah no, ecco, qualcuno non la ritrovo, però qualcuno, ecco qui, Maiolo, ti chiede della vittoria ad Heraklion in Grecia, dove hai vinto il tuo primo future. Ecco, anche nel discorso di partite, di accumulare partite, riuscire a fare una settimana dove arrivi in fondo e quindi ne giochi tante, quanto ti cambia poi? Perché soprattutto all'inizio non è così facile giocare tante partite nella stessa settimana. Anzi, forse è la cosa più difficile, perché comunque sono un insieme di sensazioni, emozioni nuove, perché comunque devi avere a che fare con la stanchezza, devi avere a che fare con un po' di aspettativa, deve avere a che fare con una serie di cose che al momento non sei abituato a dover affrontare, ecco, magari entrare in campo per una semifinale che magari io non ho mai fatto, per esempio, prima di quella vittoria non avevo mai fatto più di secondo turno in 15.000, avevo fatto un quarto a Casinalbo, ma mai più del secondo turno in 15.000, e quindi era tutto diverso, cioè magari c'era la gente sugli spalti, c'erano persone che cominciavano a scriverti e ti facevano tutti i complimenti, quindi a quel punto sì, trovi la motivazione per poter fare sempre di più, però
secondo me in quei frangenti è anche facile andare nella visione dell'accontentarsi, e seppur insomma siamo all'inizio, non è che, però quando sei in una situazione nuova è molto facile cadere lì. E a quel punto, secondo me, c'è un po' la differenza tra un giocatore che comunque è determinato fino in fondo, o che a volte invece si fa un po' trascinare dalla tensione, dall'emozione. Ecco, è stata una settimana, tra virgolette, non facile, perché venivo da un periodo strano, mi allenavo tanto, era il periodo post maturità, e non so perché, ma dopo un'ora e mezzo, un'ora e quaranta, avevo sempre i crampi, forse un po' di tensione di troppo. E la settimana prima avevo giocato molto bene il secondo turno, ma avevo perso col crampi, avevo perso 6-0 al terzo. E la settimana dopo sono proprio partito senza aspettative, dicendo va bene, io provo a giocare così come va, se poi dovesse andare in crampi, si piglia l'aereo e si torna a casa. Però invece ho giocato subito due partite durissime, neanche giocando benissimo, però il fatto di averla spuntata mi ha dato quella fiducia di andare avanti, e mi ha dato anzi una fiducia extra che poi si è riversata in un alzamento del livello del gioco dalla semifinale alla finale, e per fortuna è stato tutto bene. Senti, fra, scusa Renzo, io oggi sono aggressivo, perdonami. Ti vedo. Ma oltre all'Heraklion, hai fatto esperienza ad Antalya, a Sharm, in Kazakistan, nell'est Europa, fra 15.000, 25.000 e anche un po' di challenger, soprattutto in Italia. Di questa vita, poi per carità, tu c'era il controllo del liceo, quindi sicuramente l'hai affrontata comunque da un punto di vista un po' differente rispetto a tanti tuoi colleghi, ma di questa vita in questi posti a volte neanche così splendidi, quali sono le cose che ti piacciono di più? E ti chiedo se ci sono invece momenti, sei giovane chiaramente, però ormai ecco è un po' di anni che giri, se ci sono stati momenti in cui invece hai pensato ma chi me l'ha fatto fare, ma potrei passare giornate molto più, diciamo, meno faticose e più piacevoli facendo altro. Sì, io per quanto può riguardare la mia giovane età, la mia proprio ristrettissima esperienza, mi sono accorto che quando vai in questi posti, vai a Sharm, vai in Antalya, vai, non so, nei villaggi, e magari non stai neanche malissimo a livello di comfort, però spesso e volentieri solamente ti trovi tanto da solo, quindi devi provare a lavorare con te stesso, devi provare a trovare la determinazione e la forza senza troppi appigli da nessun altro, ecco, devi tanto lavorare su te stesso. Io sono convinto che fare queste esperienze comunque poi ti migliorino a livello di persona, a livello di giocatore, perché stare da solo, sì, all'inizio può essere pesante, però poi alla fine in campo sei un giocatore più autonomo, più indipendente. E naturalmente io non posso determinarmi tale perché sono ancora all'inizio, però le cose belle è che comunque c'è tanta gente, ci sono tanti tuoi coetanei o non coetanei, tanti ragazzi con cui avere dei rapporti, avere delle relazioni anche fuori dal campo da tennis, e quindi quella è la cosa bella. Mentre tipo nei challenger sì, c'è meno interazione nei challenger tra stranieri e italiani, per quanto riguarda me, poi sono un pochino timido anch'io. Beh, secondo me mi intrometto per dirti che in Italia, secondo me in particolare, ma guardando l'entry list di Gran Canaria, anche a volte all'estero, si è formato talmente un gruppone di italiani che magari viene anche un po' più normale, più automatico passare il tempo fra voi, perché a volte siete davvero il paese più rappresentato anche all'estero, quindi magari non so, sarà anche per questo, però io ti cedo la parola al buon Renzo che vedo che legge, fa, tocca, si intromette, quindi Renzo... No, io volevo riagganciarmi, poi ritorno sempre sulle domande, però quando lui giustamente prima ha detto, prima di vincere il mio primo future avevo fatto massimo secondo turno, diciamo anche che tu hai fatto la transizione definitiva al professionismo forse nel peggior periodo, perché sostanzialmente tu inizi la cavalcata dopo il Covid, quando le liste dei 15.000 sono liste veramente molto importanti. No, sì, quindi, è stato come... un po' una, tra virgolette, un po' demoralizzante, perché io non vengo da una carriera junior, tra virgolette, precoce, nel senso che mi ero un po' costruita l'ultimo anno, il penultimo,
perché ho cominciato tardi, fondamentalmente ho cominciato in mezzo all'anno scolastico e facevo poco, poi ho giocato di più in Italia, e mentre nell'anno in cui mi ero procurato la possibilità di fare tutti gli slam del juniore, fermato col Covid, e tra l'altro sono anche uscito dai 100 perché l'ultima settimana mi sono scaduti i punti, e quindi sono ripartito con senza possibilità di poter usare la classifica dei juniores per entrare nei 15.000 con il posto riservato, e mi sono ritrovato con 1-2 punti ATP, e quindi sono dovuto ripartire da zero. Sono partito dal Kazakistan, e che in pratica chiudeva molto alto, mi ricordo era fra quelli, era il torneo che non, c'era tanta gente perché comunque poi ripartivano i challenger anche laggiù in Kazakistan, quindi tanta gente faceva un po', faceva il 15 e poi andava a fare i challenger, e quindi sono partito che avevo da un giorno mi ero negativizzato dal Covid, e quindi sono partito che non avevo mai giocato dal primo gennaio al 25, non avevo mai giocato, sono andato lì senza giocare un giorno, e tutto sommato è andato bene, ho passato due volte le quali e non ho manco giocato male, quindi però detto questo era molto difficile, infatti senza wildcard in Italia sarebbe stato molto più difficile. Sto cercando qui, però altrettanto difficile, le domande buone si sono esaurite. No, ragazzi, siete degli spettatori. Ora stanno arrivando le ragazze, le cose che... No, guarda, torniamo. No, però, la domanda sulle ragazze che la voglio fare a Francesco. Vabbè, però volevo tenerla versa in chiusura. Vai, sei tu che comandi. Ormai mi hai fomentato. Mi hai fomentato. Dove devo solo ritrovarla. Sei fidanzato, Francesco? Non mi ricordo. Vabbè, intanto partendo da questa. Non sei fidanzato, e quindi la domanda è ancora più libera, è ancora più attuale. È libera, attuale, ma non la trovo più. Non la trovi più. Io l'avevo vista prima, aspetta, adesso la cerco pure io. Eccola qua, la mostro io. Era questa, no? Ah, eccola qui, sì. Hai anche problemi di vista, amico mio. Con quale tennista andresti a cena fuori? Caro Francesco, non puoi rispondere Jenny Bouchard per due motivi. Un po' perché rispondono tutti Jenny Bouchard, e un po' perché non è più una tennista. Quindi devi darci un altro nome più originale. Mi dispiace, ma non sarebbe stata la mia prima scelta. Pazzesco, personalità. E quindi chi scegli? No, io non so se sono strano, però io c'ho un po'... Io, devi sapere che sono andato in Australia, non ho fatto la foto con nessuno, la foto soltanto con l'Anisimova, che ti giuro mi piace tanto. Bravo. Allora, ti dico... Pensavo dicesse tipo Stosur, dalla premessa che ha fatto. No, sicuramente non è un nome banale. E ti dico, a Parma io rispetto, cioè per carità, sì, parliamo di un bel livello, però c'è, secondo me, per gusti personali c'è anche di meglio, quindi la tua scelta ha ancora più valore, secondo me, perché sei un bello studioso della materia, quindi bravo Francesco. Ora abbiamo capito i video che guarda di tennis la sera, che comunque aiutano. Tutto vabbè, i classici video tipo la top 10 dei match buttati al terzo set. Però adesso, dai, facciamo una domanda difficile a Francesco, che comunque ci ha fatto vedere, studia, si è definito uno che non accetta l'ignoranza. E quindi io ti dico, caro Francesco, in ambito tennis femminile, parliamo spesso del periodo che il tennis maschile sta vivendo in contrapposizione a quello del tennis femminile in Italia. Se tu dovessi dare un consiglio alle tue colleghe ragazze, che poi anche con loro, penso sempre a Todi dell'anno scorso, insomma, anche con loro hai diviso il campo dell'allenamento e comunque le avventure in giro per il mondo, che consiglio daresti a una giovane tennista italiana che magari... rispetto a voi non può contare su questo effetto traino che c'è ormai nel tennis maschile, dove praticamente ogni settimana uno vince? Come fa una giovane azzurra adesso a emergere, secondo te? È una domanda che non è così banale, è difficile perché... Grazie amico. È difficile, nel senso che, sai, ora noi ragazzi abbiamo anche tanti tornei, per fortuna la federazione ci mette a disposizione, loro ce ne hanno veramente pochi. Vero. Io il consiglio che posso dare è
crederci sempre per quanto possa valere, perché secondo me, cioè, ora io questo, ho questo esempio, testimonianza della, io non la conosco, premessa, di Lucia Bronzetti, che io ho guardato ieri che si è qualificata in Messico, cos'è? Bravo, cioè, a Guadalajara. Sì, a Guadalajara. Io mi ricordo che la vidi giocare contro mia sorella, si parla di 6-7 anni fa, e, no, anche di più, e sì, giocava bene, però non è che fosse un talento pazzesco. C'è stato un, mi sembra un periodo in cui si è un po' stanziato nel periodo future, e secondo me con la forza di andare avanti, di continuare, di perseverare, di non, di credere sempre nelle proprie potenzialità, insomma, poi ha fatto il salto e cioè gli faccio complimenti, non la conosco, gli faccio complimenti, quindi secondo me è un bel esempio. Ragazzi, che risposte di qualità ci dà? Che risposte di qualità ci dà, ragazzi? Che sono rapito. Vai, Renzo. Vabbè, tanto c'è qua Dario che dice il consiglio per le tenniste. Sì, poi faremo una diretta, faremo una diretta su Camilla Castagnani. Però c'è una domanda, giocatrice pazzesca. Vai, c'è una domanda seria. Il rapporto bello col coach. Grande tifoso della Lazio, Gabriel. Grande tifoso della Lazio, Gabriel. Io con Gabriel mi trovo, tra l'altro, un famo che ha fatto la domanda, che lo conosciamo. Anche dal nick hai capito, immaginavo. Ma tutto questo naturalmente lo lasciamo nell'ignoto. No, io c'ho un, c'ho un ottimo rapporto, soprattutto, cioè, naturalmente le sue doti dal punto di vista tecnico, tattico, del mondo tennis non si discutono, però ho sempre detto a tutti, quello che mi piace di Gabrio è appunto il lato umano, ecco, mi trovo tanto bene, siamo molto in sintonia, e secondo me è fondamentale quello per un rapporto coach-giocatore, perché comunque non ci può essere soltanto il lato tecnico, un coach che ti insegna bene, che magari vede cose che gli altri non vedono, ma ci deve essere anche dal punto di vista umano. Secondo me è anche quello che tra virgolette ha trovato Renzo Musetti, che comunque Simone dal punto di vista tecnico non si discute, però secondo me, per come l'ho vissuto io, per come l'ho conosciuto io, l'ho visto crescere, dal punto di vista umano si sono intrecciati molto bene, quindi secondo me è una testimonianza di quello che dico. Beh, che bell'assist che ci ha fatto Lorenzo Musetti, perché io voglio chiederglielo, a Francesco, perché come detto lo conosci molto bene, e quando poi ti lasceremo andare a dormire fra 5 minuti, noi andremo a spingere su quel tema, perché poi oggi un po' tutti l'abbiamo guardato contro Novak Djokovic. Però io non ti faccio una domanda su quella partita, visto che tu sei impegnato in un challenger e probabilmente non l'hai vista, infatti. Però, come dire, si inizia a parlare di Musetti con toni forse anche un po' troppo severi, però la realtà è che parliamo di dell'ex numero uno del mondo Under 18, che ha vinto gli Australian Open Under 18, e che quando giocava i tornei con voi sembrava di un'altra categoria spesso, e che lo ha anche dimostrato in parte, che adesso però, ecco, arrivato al top, perché parliamo del massimo livello del tennis mondiale, visto che oggi ha giocato contro il numero uno, ci sono stati periodi, penso anche a tutta la seconda metà dell'anno scorso, in cui ha fatto davvero fatica, e secondo me, guardandolo giocare, davvero ti sembra che non, per chi lo conosce, sembra che non riesca ad esprimersi per quello che realmente può. Cioè, oggi con Djokovic, secondo me, ti ripeto, tu non l'hai vista, ma Djokovic non l'ha lasciato fermo per gran parte della... Non è che Djokovic ha la seconda palla al vincente, eppure Musetti di dritto ogni tanto la accarezzava un po' troppo. Tu che idea ti sei fatto? Sei ancora per quelli che dicono sì, Musetti sarà il numero uno del mondo, sarà nei primi cinque, riuscirà? Oppure, non so, tu cosa pensi della situazione attuale di Lorenzo? Allora, io parto dicendo che secondo me criticare Lorenzo anche dopo un anno magari che non ha fatto benissimo è pura follia, perché non ci dimentichiamo che un ragazzo di 20 anni che è arrivato primi 100 del mondo a 19, anche prima secondo me, non lo so, e diciamo che l'abbiamo seguito tutti fin dall'inizio, è stato considerato un talento quale è, e per me criticarlo ora perché ha fatto una parte di stagione in cui non ha magari non ha rispettato le aspettative di tanti è follia, perché diciamo che a quest'età secondo me ci possono essere tante difficoltà,
non solo in campo, ma anche fuori, che comunque noi che siamo giovani ci colpiscono anche un pochino di più, non siamo così in grado di dare il giusto peso. E quindi sì, ci sta che possa aver avuto delle difficoltà, però io penso che servirà numero uno del mondo, non lo so, io glielo auguro perché comunque prima di un giocatore, un mio amico, ci conosciamo bene. Però io sono convinto anche che a breve l'ho visto giocare contro Lechka scorsa settimana, e rispetto a quando l'ho visto nel post Roland Garros con Djokovic, che ha avuto un momento indubbiamente brutto, non giocava bene, l'ho visto comunque in crescendo, quindi io sono convinto che piano piano e ritroverà lo smalto di prima e riuscirà comunque a riprendere quelli che erano i suoi ritmi. Quindi io gli faccio in bocca al lupo e spero che non mi sbugiardi. Insomma, però ecco, per me è un grandissimo giocatore. Lo stimo. Renzo, abbiamo qualcosa per Facciamo la chiudere? Vai. carrellatissima proprio finale perché, E poi vabbè, lo lasciamo tanto qui andare. mi avete scoperto, forza Lazio, forza. Questo è il primo. Grazie. Poi, giusto per dovere di cronaca, prima dell'ultima domanda, qui continuano, oltre vabbè, ad Allegri, che non so se comunque nel circuito Future e Challenger qualcuno abbia mai Beh, è vero, Fra, cioè effettivamente lanciato questo paragone. parli molto come Massimiliano Allegri. Allora, facciamo una Cioè, distinzione, cioè, vai, vai. allora, se io che sono di Pisa, mi dite che parlo Di come un inglese, mi Livorno? offendo. Perché tu mi Però insegni che il sogno del no, pisano sì, è in alzarsi a effetti. Dell'Asia a mezzogiorno, mezzogiorno, guardare verso il mare e non Livorno più vedere più Livorno. Livorno. No, dai, però non ce l'ho così tanto. No, i livornesi poi mi stanno simpatici, devo essere sincero. Poi? Poi c'è, più va avanti la live, più diventa uguale a Tim con qualche tocco di Pablo Carreño Busta. Carreño Busta ci sta, Carreño Busta ci sta, Anche ragazzi. c'è Ci il stai con Carreño Busta? Sì, bravo, bravo perché, Ghiera. perché chi è che si Lui. veste di rosa tra Tiem Che e Carreño Busta? grande. Poi. Mentre chiudiamo, vabbè, dai, diciamo che chiudiamo con non la trovo più di No, è nuovo. tosta Vabbè, perché eccolo qui. vedo. Obiettivo esagerato per il 2022, annata alla Cobolli o cosa? Quindi, vabbè, ampliamo qui poi in realtà ai tuoi obiettivi in generale, overall. Io me lo auguro, ora non voglio pormi limiti, per amor di Dio, però è nata come Flavio, è difficile, è cresciuto un sacco, non solo di ranking, ma anche a livello di gioco. Quindi io me lo auguro, non voglio chiudere le porte a niente, anzi, se è possibile, con tutto il rispetto di Flavio, anche meglio. Però insomma, io spero di potermi giocare le mie carte, spero di potermi esprimere al meglio, poi i risultati saranno una conseguenza. Quindi allora, di ranking non mi sono posto un obiettivo, spero solo di giocare bene, punto. E allora io direi che alle 23.02 è arrivato anche il momento di farlo andare a dormire il buon Francesco Maestrelli, che non giocherà domani perché sennò non ti avremmo No. assolutamente disturbato, caro Fra, ma giocherà contro Maximilian Master nel primo turno del tabellone principale del Challenger di Forlì. Quindi i nostri amici ti sosterranno e ti guarderanno chiaramente in streaming. Grazie mille, Francesco, in bocca al lupo. Io vi voglio Grazie, Francesco. ringraziare, che insomma, grazie mille. Anzi, perdonatemi per i problemi tecnici, cioè, ho fatto una Vai. imbarazzata. Risolti però con maestria. Sì, Sì, con ecco, maestria di grazie, maestria. cioè, devo Vero. essere sincero, sì, me la sono cavata egregiamente. Grande. Ciao, Fra, buonanotte, Dai, grazie. buona serata, buona continuazione. Ciao. 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 Numero uno. Io, ma che ospiti vi porto? Ma che ospiti vi porto? Ragazzi, ma veramente? Ma Ragazzi, veramente stiamo facendo? Ma dai. Ma dai. Stavo siamo vedendo anche che riusciti a non fare domande su Nardi. Ho vinto al Provo una Fantacalcio diretta contro perfetta. Francesco Aldi. Stavo vinto Io ho al battuto Fantacalcio. il buon Lorenzo Andreoli, cortomuso 1-0, Sai cortomuso. che io uno o due, forse arrivo a fare anche il due contro Aldino. Se Aldino ci sta E quindi vedendo, guarda. possiamo dare la classifica aggiornata. La diamo, bravo, la diamo la classifica live, Classifica perché aggiornata che sarà perché Petra perde. Perrazzuolo, primo Giancarlo Perrazzuolo che non perde una Che partita. però perde, che Con però chi secondo me perde? perde con Nonostante Colangelo, con Congi. E il mio regalo di Henry. secondo me perde con Congi. Anche perché continua a piangere da 2 giorni, quindi. E Quindi Nizze quindi che sta a 36 va. Nizze che fa? Nizze va a 39 Non ci credo mai. perché batte, mi sembra che batte. Dai, aiutami.
Vediamo il calendario. Gulis, batte Gulis. Batte okay. Gulis. Buono, la cinquina Buffalotta che mi sta sopra. Buono. Io batto Andreoli. E quindi che è Galatasaray. È Galatasaray. Esatto. Tu sali quarto. Ma si gode, ragazzi. Esatto. Cioè io vado a 35 a meno 1 da Nizze e a meno 2 da te. No, a meno 2 da Nizze, a meno... No? A meno 4 da Nizze e a meno 2 da me. Nizze va a 39. Ok, quindi tu vai terzo e io vado a meno 2 dal terzo posto che sei te. Esatto. Ma che spettacolo. E Enjoy è Aldino che ha perso con me. Madonna, quanto si gode. Salutiamo anche Giorgio Spaduto all'ultimo posto comunque, inesorabilmente. Sempre un saluto. No, bello. Bello. Zeng che uscirà presto una sua intervista. Comunque posso dire, ok, ha perso dal Greco Pezzotto, però dopo aver vinto a Bangalore il secondo challenger della carriera, quindi portiamo rispetto. Poi in un altro fantacalcio, quello di Varese, dove poi comunque vinco, devo dire che per due giornate di fila ho sbagliato la formazione, perché la scorsa metto Arnautovic e lascio Pinamonti in panchina, e questa metto Pinamonti e lascio in panchina, cioè, Arnautovic. Tu questa giornata non hai messo Arnautovic comunque... di lunedì sera contro lo Spezia in casa? Io veramente faccio... una grande squadra. Io faccio fatica a dover lavorare con quando te. Quando uno ha una grande squadra, la verità è questa. Se uno ha una grande squadra può fare certe scelte e vincere comunque, infatti. Non sei commentabile. Io voglio dire, parla dei Musetti Djokovic. Voglio dire che... Oggi abbiamo visto questa partita di Lorenzo Musetti contro il numero uno del mondo che non giocava da 2 mesi e mezzo. Ok, ci sono. Cos'è successo? Abbiamo visto questa partita contro Novak Djokovic. I primi 2 punti della partita Musetti ha tirato 2 sassate vincenti, rovescio lungolinea, dritto lungolinea. Poi è iniziata realmente la partita e come ho detto in presenza di Francesco, c'è il buon Casti che chiede un commento sulla Lazio. Sapete, abbiamo assistito alla giornata, a una giornata unica, ma a livello storico una giornata unica nel campionato di Serie A in cui nessuna delle prime 7. E qual è l'unica squadra che può non sfruttare questo momento storico? Qual è l'unica squadra? In realtà dire così, caro Lorenzo, la prestazione, sarò onesto, a me non è dispiaciuta, posso dirlo? Sì, ma ti dico, oggi però Napoli ha sprecato una chance ancora più grande, dico. Ma tutti stanno sprecando, no, ci sto. Dai. Però... Vabbè, la Lazio prende gol in quel modo dopo 5 minuti, palesando quei difetti difensivi che tutti conosciamo, quindi alla fine è stato anche un pareggio quasi giusto. Io... un giorno chiederò a Maurizio Sarri, ve lo prometto ragazzi, chiederò a Maurizio Sarri per quale motivo su tutti i calci d'angolo Giovane Cabral si mette di fianco, si metteva lì vicino a Cataldi e poi non ha mai fatto nulla. Cioè veramente tu andavi a levare quello che in teoria è il centravanti della squadra dall'area di rigore sui calci d'angolo quando stavi perdendo e quando stavi uno pari, senza una reale motivazione. Quindi ci sono dei misteri, come anche perché Paddick Parrifi o Gabbaron sia diventato titolare in Serie A. Ci sono tanti misteri nel campionato. Ma perché sta giocando meglio di Luis Felipe? Questa pensa alla difesa è diventata. Vabbè, oddio. Meglio che parliamo di Musetti. Torniamo. Infatti. Paddick forse è quello che tocca più palloni ormai nella Lazio. Perché comunque poi la tecnica è quella della cantera. È vero, ci vediamo. Vuoi o non vuoi? Ma è vero, ragazzi. Poi tutto il resto non c'è, però quello... Vabbè, la Lazio comunque è vicina a chiudere per Romagnoli, che insomma, nel caso in cui arrivasse, rappresenterebbe almeno una spinta a questa squadra, visto che anche Acerbi non se la passa più bene come una volta. Ci ho detto, cari amici. Torniamo al buon Musetti, va? Il discorso è che... Tanto ringrazio Giammi che ha rinnovato l'abbonamento. Ciao Giambo. Il discorso è che Musetti oggi non avrebbe mai potuto vincere contro Djokovic e nessuno in fondo ci credeva che questo sarebbe potuto accadere. Però la sensazione è che davvero Musetti faccia fatica ad imporsi dal punto di vista mentale, caratteriale, e riesca a lasciare andare il braccio, in particolare sul dritto, che è il colpo chiaramente dei due meno naturale, perché di rovescio la fa cantare quella palla, e quindi secondo me contro avversari che ti permettono comunque di tenere i piedi dentro al campo, di provare a comandare gli scambi almeno nei turni di battuta,
Musetti ancora sì, fa fatica, non è brillante, non è determinato, gioca questi dritti interlocutori che non gli permettono di essere incisivo, di iniziare a far correre l'avversario. Poi, chiaro, contro il numero uno del mondo è tutto più difficile, non è questa la partita che poi bisogna analizzare per capire come un giocatore stia crescendo, però al netto poi della seconda parte... Posso dirti? Vai. Comunque tu qui stai raccontando sostanzialmente quelle che sono state tante partite dell'ultimo periodo. Bravo, ti stavo a prescindere dicendo... dal risultato, bravo. Perché poi mi aggancio anch'io, vai. Bravo, ti stavo dicendo proprio che al netto della seconda parte del 2021, in cui poi, prima lo dicevamo con Francesco, lo abbiamo spesso detto, Musetti è stato semplicemente lasciato dalla fidanzata, quindi questo incide, soprattutto quando hai 19 anni. Però dal punto di vista sì un po' tecnico, un po' tattico, ma secondo me si va oltre la tecnica e la tattica in questi casi. Parliamo di un ragazzo che secondo me nei primi 7 del mondo ci può stare tranquillamente nella vita, che però insomma fatica a far vedere quello che realmente sa fare, lo fa ancora con poca continuità, e quindi la speranza è che scatti qualcosa che a livello chiaramente mentale che gli possa permettere poi di fare quello che sa fare. E secondo me il buon Simone Tartarini, che abbiamo nominato in precedenza, il suo allenatore, può fare poco su questo secondo me, perché poi quando Musetti lascia andare il braccio ti può lasciare fermo anche di dritto, così come oggi l'ha fatto spesso di rovescio, e lo stesso vale per la prima di servizio, che comunque è un'ottima prima di servizio quando sì, ma il servizio spinge. Secondo me è anche migliorato, ti dico questo, anche come percentuali è migliorato. Però tu hai detto ora, ecco, primi 7 del mondo, secondo me è una strada davvero tanto lunga al momento, tanto lunga. Perché guardandolo giocare adesso sì, sette del mondo, comunque parliamo di Rublev, parliamo di Berrettini, di quel livello lì, 7 del mondo, per traslarlo a quello che adesso, poi non sappiamo ciò che sarà in futuro. Sì, hai ragione, considerando che Alcaraz e Sinner occuperanno le prime posizioni, comunque sì. Hai ragione, però secondo me... No, aspetta, ma poi Alcaraz e Sinner comunque anche loro... Non è che Medvedev e questi spariscono, quindi chiaro, secondo me chiaro, è davvero un traffico... Diciamo primi 10, secondo me Musetti nei primi 10 ci può stare. Io ti dico, la cosa che ho notato di Lorenzo è che lui adesso, anche quando prova appunto, come hai detto prima, a fare un gioco più propositivo, che è qualcosa che in realtà può riuscirgli, per quanto comunque sia dispendioso, specialmente se non nello stato di grazia che magari l'ho accompagnato, ecco, ad Acapulco lo scorso anno. Acapulco, e comunque sono punti che scadranno, non scadono adesso perché ricordiamo che l'anno scorso la stagione si è giocata in Australia a febbraio, quindi scadranno più avanti nell'annata, però scadranno quei punti, e lui può giocare in quel modo, però richiede tanta concentrazione, tante energie nervose, e soprattutto se è un avversario che riesce a ributtarlo indietro nel campo, lui gioca tanti dritti col peso sbilanciato dietro, perché non riesce a ricomporsi, non riesce a creare lo spazio per il colpo, non riesce a fare vado dietro, apro, comunque deve aprire un po' più veloce, cioè se tieni quel movimento ampio comunque va velocizzata quell'apertura, perché nel momento in cui la velocizzi riesci a rientrare e ti rifai avanti. Poi ora io non sono tecnico, però comunque no, però qualcosa verosimilmente è quello. Si è capito anche tu di tennis, questa è la notizia. Vedo. Invece così gioca tanti tanti dritti col corpo sbilanciato, che a quel punto diventano o una difesa che consente all'altro di entrare, o diventa comunque il colpo anomalo che a volte va. E anche nella brillantezza del suo gioco, che comunque è un qualcosa che hai, ed è vero, però una brillantezza che secondo me a volte resta, non dico fine a se stessa, però fine al singolo punto nel game, perché fai quella, oggi comunque ha fatto palle corte, discese a rete, cose, però poi non è che gioca come Santoro per tutta la partita, ora per dirne uno, quindi non è neanche quello il tennis proprio costante di Lorenzo, e quindi bisogna costruire un po', bisogna capire, però poi parliamo di questo, però la premessa è che lui è il terzo under 21 del mondo. Noi naturalmente andiamo sempre le nostre per questo io ti dico finalizzate che... a qualcosa in più, però lui è il terzo under 21 del mondo. Per questo ti dico che nei primi 10, 7, 10, 12 ci può stare, perché parliamo comunque, come ho detto in precedenza, dell'ex numero uno del mondo under 18, ha vinto gli Australian Open, ha ridicolizzato Wawrinka e Nishikori sul centrale del Foro Italico quando era ancora un bambino.
ne ha fatte tante per dimostrare, ha vinto quei due set contro Djokovic a Parigi, quindi sono cose che fa un ragazzo diverso, ecco, che fa un giocatore diverso, soprattutto a quell'età. Però cioè, fa un po' male vederlo a volte. Però, così. Però guarda, ora vabbè, con le dovute proporzioni ti prendo il buon Richard Gasquet, di cui ha scritto il buon Luca Fiorino, che lui poi in realtà top ten ci ha arrivato, però addirittura lui ha vinto, oddio ora non ricordo la statistica. Ha vinto? Ha raggiunto, mi sembra che abbia raggiunto la top 20 in età ancora più prematura rispetto ad Alcaraz. E però lui è uno che poi per la carriera il dritto l'ha pagato tanto nella sua carriera. Sette del mondo nel 2007. Sette del mondo lui è stato. Sì. Però lui comunque è uno che poi alla resa dei conti quel dritto l'ha pagato tanto. Comunque non è neanche un dritto così. Però, il dritto di Musetti potenzialmente è meglio di quello di Gasquet. No, potenzialmente, ma infatti adesso noi parliamo sempre, secondo me, di giocatori che noi vediamo adesso e poi tra 2 o 3 anni non ci ricordiamo neanche più come erano. È sempre quello il discorso. Infatti non sono d'accordo col commento di Dario. Chiaramente non si parla di top 10 domani. Chiaro. Per me, io l'ho sempre detto, per me è una strada fattibile, ma sempre molto più in salita di come la vedi tu, secondo me. Lo sai, poi io ho un debole, quindi devo anche andare per coerenza, devo portare avanti la mia teoria. Come la mia teoria, che però tu condividi sul buon Giulio Zeppieri, che sta provando a rientrare, ha perso con Maestrelli, però noi lo aspettiamo perché anche lui ha tante qualità per arrivare. Ragazzi, io resto convinto che Zeppo può essere giocatore vero. Rispondiamo a DigiTab prima di chiudere, che dice: Gasquet è un paragone che ci sta con Lorenzo Musetti. E anche scusa. Parliamo qui, vabbè, a parte Chang, vabbè, però parliamo già, ecco, di almeno, sicuramente Nakashima è più grande di Musetti. E Korda non è più under 21. Korda è più grande. Quindi, e Korda ha fatto l'anno scorso l'ultimo anno da... È 2000 Korda, da no? Da Gen. È 2000. Korda è 2000. No, Korda sì, è 2000. Musetti è 2002. Oggi. Quindi Dario, sei in fallo. Sì. Rikitab che ci dice di Dimitrov e di Gasquet. Sì, ora io Gasquet non l'ho preso tanto come paragone proprio tennistico, ma più proprio come caso di classifica e per lato del dritto. Però, vabbè, quelli, io sai cosa, faccio fatica perché secondo me a volte è un po' troppo facile indurre troppo nei paragoni, andare troppo nei paragoni tra giocatori che hanno rovescia una mano. Perché giustamente è difficile paragonare uno che ha rovescia una mano a uno che l'ha due, perché poi non vedi tanto l'uscita di palla, vedi magari di più proprio l'apertura, vedi l'impatto. Però secondo me, ecco, parlando di uscita di palla, per Lorenzo Dimitrov, per esempio, non lo vedo così vicino come paragone. Dimitrov è un po' diverso, poi Dimitrov è sempre stato un po' più robusto, un po' più, non proprio esteticamente, però... Lorenzo è leggero ancora, leggero proprio fisicamente, è leggero come muscoli, invece Dimitrov mi è sempre sembrato un po' più, con un po' più di sostanza proprio, di conseguenza anche come pesantezza di palla. Però ecco, fiducia, perché oggi sono io il primo diciamo deluso, però parliamo, sì, come diceva Maestrelli, parliamo di un ragazzo che ha fatto cose. Non ti preoccupare, sto lavorando a differenza tua, che ha fatto cose diverse dagli altri. Qua tocca mettere questa diretta su YouTube, caro Lorenzo Ercoli, quindi forse è il caso che chiudiamo, che dici? Sì, quindi lasciamo stare proprio... Che volevi? Le ultime... No, stavo leggendo Rikitab. Dimmi, ci sono domande interessanti, meritano, dai. No, vabbè, Rikitab parla, ecco, forse sì. Forse ne abbiamo parlato, ecco la risposta, ragazzi. Sì, la risposta è vero. Oggi Djokovic non ha servito benissimo, però è vero. Io contro Mike Schack ho notato anche le tante difficoltà in risposta, sì, proprio di impatto. Come arriva, che forse è anche un po' per certi versi ciò che tu poi dici del dritto, però
arriva questa risposta, ecco, sì, spesso la gioca spesso bloccata anche di rovescio, e comunque sul veloce capisci che giochi una risposta che fermi, e anche se poi rispondi profondo non dai una palla che dà fastidio, però poi vabbè, sempre rapportato appunto ai livelli a cui Lorenzo sta già giocando. No, ha senso, ha sicuramente senso quello che... E poi c'è da dire che Lorenzo sul veloce, tolto l'exploit appunto di Acapulco, poi aveva fatto bene, oddio, India Wells o Miami, ora non ricordo quale dei due aveva fatto abbastanza bene, però poi lui a livello challenger comunque l'esperienza sul veloce è limitata, perché ha giocato tanto in Italia, ha giocato tanto sulla terra, e quindi è normale che magari anche avversari dalla classifica più modesta, come poteva essere, vabbè, in realtà neanche troppo, però Mike Shark appunto a Pune, o come possono essere altri, poi la realtà delle cose, la realtà del tennis giocato fa sì che sul cemento in realtà sia un match da 50 e 50, o nei quali Lorenzo forse parte addirittura da sfavorito. Sì, hai ragione. Musetti poi è l'unico titolo challenger, rimane sempre quello proprio di Forlì, ma quando Forlì era un altro tipo di torneo, era sulla terra all'aperto. Sì, avete detto, la verità è che sia Righi sia te che Lorenzo avete detto tante cose giuste, sono anche un po' scioccato da questo, quindi non so, quindi possiamo forse andare a mettere il video su YouTube, possiamo andare a caricare questa diretta su YouTube, ragazzi, e poi non so, hai ricordato come ci si abbona? Non ti va di farlo? Se non ti va di farlo possiamo anche lasciare stare, ma dai, Nizze non c'è, non lo diciamo, non lo raccontiamo. Tanti nomi, i nomi più o meno, vedendo i nomi sono tutta gente comunque più o meno abbonata. Ma come va questo, ecco, gruppo? Dario Piatti, noi aspettiamo Dario Piacentino che sia buono. Potrebbe andare peggio. Dario Piacentino non è abbonato? Io credo che Dario Piacentini non sia abbonato. Cioè, noi diamo questa visibilità a Dario Piacentini. Dario Piacentini, che magari ha anche Amazon Prime, non, e che quindi potrebbe scrivere punto esclamativo Prime, cliccare, collegare il suo account gratuitamente, abbonarsi, entrare nel gruppo Telegram. Non lo fa. No, io direi che qui potrebbe, ma perché leggiamo i commenti? Perché leggiamo i commenti di Dario Piacentini? Non lo so, perché siamo... Ma anche Rikitab comunque non abbonato. Diciamo che si può lavorare. Rikitab capisce pure di tennis e non è abbonato. Rikitab è una... Non è nel gruppo Telegram con voi? Che vergogna. Però, a differenza di un Anzerrico, di un Luciano che... Ma hanno Luciano, tutto un altro sapore, sì, o di un Gomiro Sraunic che oggi ha rinnovato. Ma di che parliamo? Dai. Però direi che dalla prossima diretta gli abbonati storici potrebbero far partire una campagna per convincere Dario Piacentini ad abbonarsi. No, oppure per fare in modo che noi non leggiamo. Ma una volta, scusami, io sono ignorante, lo sai, perché le dirette Twitch le possono commentare tutti quelli che hanno Twitch, tutti, ma che quelli non sono... che seguono il canale. Che mettono semplicemente un click. Che vergogna. Però... siete schiavi di un click, ragazzi. Siete questo, siete schiavi di un click. Sì. Noi peccato, noi pensavo anche di darvi, di darvi un po' di magliette di Sport Face. Invece così finisce tutto. Fine il sogno così. Gomiro Sraunic fa una puntualizzazione giusta, che potrebbe lui, fresco di... In realtà non so se fresco di laurea, perché so che è stata ad una laurea, ma non ho capito bene se fosse... Studiano pure. Però so che ha pagato una lauta cifra, quindi immagino fosse la sua, ed in caso gli facciamo i complimenti. Ah, ha pagato una cifra per cosa? Per la tesi? Per farsi fare la tesi qualcuno? No, penso per il rinfresco. Ok. Vabbè, dai, vabbè, basta. Detto questo, moscio, grazie, ragazzi, mille. È stato bello. No, parliamo di Gomiro Sraunic, Dario. Sì, lo sappiamo. Ne 19, ma ne dimostrare 12 tutti qua insieme. No, quasi va sul betting, è meglio che chiudiamo. Però vedi, è diventato dottore, quindi complimenti. Complimenti a Gomiro Sraunic, complimenti a tutti, complimenti Renzo, ciao a tutti.